mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Come state? Qua diluvia, cioè il diluvio universale, non so perché sto urlando, scusatemi. C'è un umido che penso i miei capelli vi descrivano al meglio, però anche li lasciamo così come vogliono stare quest'oggi, che facciano quello che gli pare. Al di là della porta, probabilmente lo sentirete, sta venendo giù il mondo. Giornata uggiosa, brutta giornata, tanta pioggia, vento, il cielo nero. Quale migliore occasione per registrarvi dei video? Questa mattina mi sono dedicata appunto a registrarvi un po' di contenuti che vedrete nei prossimi giorni e sono contentissima di riuscire a girarvi anche il video che state vedendo, perché ho ricevuto un pacchettino veramente strepitoso dall'azienda Wisqf, che vi scrivo qua sopra. Nell'info box vi lascio tutti i dettagli di questa azienda, vi lascio il link, vi lascio il link al sito, il link diretto ai prodotti che ho scelto io, che preparatevi, vi piaceranno senza ombra di dubbio. Vi aspetto nei commenti perché so già che troverete deliziosi quanto li ho trovati io. Mi ha lasciato l'azienda anche un codice sconto qui per voi, ve lo scrivo qua, per quanto riguarda i vostri acquisti sul sito. Sono rimasta piacevolmente, ma veramente tanto colpita dagli articoli che ho ricevuto, perché già sul sito si vedeva che fossero comunque molto carini. Producono, l'azienda produce e vende tote bag, comunque articoli in cotone, quindi borse, shopping bag, grembiuli. Io ho preso un po' di tutto che ora vi mostro, ma una volta che mi sono arrivati a casa sono veramente rimasta estasiata, perché è un materiale e una manifattura veramente ottima. Tra l'altro, cosa non da poco, a piccolissimi prezzi, perché parliamo di 5, 6, 12 euro massimo. Andate a vederlo sul sito e scoprirete anche voi la particolarità dei prodotti, ma a prezzi veramente piccoli. Scusate se continuo a toccarmi i capelli, adesso non li tocco più, come rimangono, pace. Allora, ho qui 5 articoli che appunto sono stata invitata a scegliere sul loro sito. Io ne ho aperto uno soltanto per toccare con mano. Lo sapete che io ho la fissa comunque dell'acquistare già dal vivo, quindi quando acquisto qualcosa, scelgo qualcosa dai siti, devo subito sentirne la consistenza. Quindi l'unica cosa che ho aperto è anche secondo me la più bella, poi vedremo le altre perché appunto le devo scoprire con voi, però mi sono letteralmente innamorata di questa borsa qua. Allora, intanto la stampa la vedete già. Hanno sul sito questa linea, c'è veramente di tutto, dai cartoni animati ai paesaggi, quindi potete scegliere quello che più vi aggrada. Però quando ho visto questa serie con i gattini bianchi e neri, un po' ovviamente per l'amore che ho sfegatato per gli animali, un po' perché questi micetti mi ricordano il mio gattino, quello che avevo bianco e nero, e perché hanno una simpatia veramente, cioè mi hanno colpita, e sono stata contenta sì di scegliere la borsa appunto con questa stampa. Guardate questi micetti bianchi e neri con questi occhi così allucinati che mi fanno morire da ridere, ma sono appunto rimasta contentissima della qualità. Innanzitutto la dimensione della borsa, c'era ovviamente la misura, però è effettivamente molto molto capiente. Mi aspettavo un tessuto più leggero, invece è una trama e una tela assolutamente robusta e resistente, e in più, cosa non da poco, i manici sono spessi. Non è una cosa da dare per scontata, perché mi è capitato molto spesso di acquistare o che mi venissero regalate, o comunque magari di trovare delle shopping bag, ma con i manici sottili, che magari non si rompono, però ti vanno a segnare comunque la spalla e sono assolutamente scomodi quando ci si mette un po' più di peso. Mi piace tantissimo, cioè questa borsa è davvero deliziosa. I manici sono neri e appunto ha le faccine di questi gatti, sia bianchi che neri. È bellissima, quindi questa già è l'unica cosa che ho aperto, le altre le apro con voi, però me ne sono letteralmente innamorata. Ho preso 5 pezzi, 3 sono per me, uno l'ha scelto Matilde, mia nipote, sul sito, e l'altra è una cosina che ha scelto mia mamma e che quindi darò a lei. La seconda cosa che andiamo ad aprire è un grembiule, perché ovviamente mi ricordo che cosa ho scelto, ma lo apro in questo momento con voi. Ho voluto prendere qualcosa per la cucina, per il periodo invernale, ma non prettamente natalizio, perché altrimenti poi mi trovo costretta a utilizzarlo, comunque a usare quel prodotto, se c'è scritto Merry Christmas oppure buon fine anno, quelle cose lì, soltanto in un lasso di tempo ridotto. Invece ho preso una cosa invernale, bellissimo anche questo, bellissimo il grembiule, che è questo qui. Ho scelto la scritta, allora intanto in questo color tartan rosso e nero, quindi prettamente invernale, con i fiocchi di neve, le stelline, comunque ha un pochino natalizio, ma con scritto Baby it's cold outside, quindi è freddo fuori, che è una cosa generale per l'inverno. È carinissimo una volta indossate, il classico grembiule comunque che vi copre sia petto che pancia, quindi comunque bello abbondante, bello comodo. Sono ovviamente tutte taglie uniche, è un grembiule. Questo si può regolare facendoci un nodino sempre in cotone e poi al suo laccetto dietro. Mi piace tantissimo, mi piace davvero tanto. Io ho un paio di grembiuli, ne ho uno colorato che mi aveva regalato la mia amica un paio d'anni fa, bellissimo,
E poi ne ho uno beige, ne ho tre, un altro grigio di Ikea, però sono proprio tinte unite, semplicissime, con piccoli decori. Quindi mi ha fatto piacere approfittarne perché il grembiule, non essendo una cosa che ho in abbondanza, mi vengono sempre molto comodi. Io lavo i piatti, non ho la lavastoviglie, quindi comunque li devo mettere un po' quando cucino, ma soprattutto quando lavo i piatti. Alto grembiule, questo ve lo faccio vedere così in ordine come mi capitano. Questo l'ha scelto Matilde. Spero sia carino perché questa era l'unica stampa un po' più digitale, ma a vederlo così sembra fatto benissimo. È un grembiulino che così lei si è scelta e si può usare. Ma che carino! E si può usare per i suoi lavoretti quando fa comunque pitture, quando fa cose in gesso, quando anche cucina con la sua mamma. No, ragazze, ma è bellissimo! È stampato benissimo, l'ha scelto lei. Infatti, io gli ho detto: Matti, sei sicura? Perché comunque ce n'erano tanti anche un po' più stilizzati, un po' più a cartone animato. Invece, lei si è innamorata di questa stampa qua. Ma ragazze, ha scelto benissimo perché è veramente un chicchino con questo pupazzo di neve cicciottello col cappellino e le guancette rosse. Molto, molto carino. Stesso materiale dell'altro, però, se vi devo andare a far vedere i dettagli, i lacci, il fiocchetto e il laccio per il collo sono più spessi rispetto a quello che ho che vi ho fatto vedere prima natalizio. Bellissimo, bellissimo, sarà contentissima di riceverlo. Finalmente ho dovuto aspettare il pacco un pochino più del solito. Guardate che bello anche il fondo con questa cornice qua stampata. Bellissimo, brava Matti, hai scelto bene. Ho dovuto aspettare il pacco un pochino di più perché hanno avuto dei ritardi, quindi ero lì impaziente di ricevere il tutto. L'altro pacchettino, il quarto, è invece una cosa per me. Vedete già che c'è di nuovo la stessa serie della borsa. Tra l'altro, davvero, ci farò degli acquisti perché secondo me sono cose bellissime da regalare. È un grembiule questa volta mio. Vediamo com'è insieme da aperto, dal vivo. Ed eccolo qua. Allora, questo io l'ho avuto in sostituzione a un altro che avevo scelto perché c'era un gattino che guardava un cuoricino rosso, c'era un gatto nero con il petto bianco che mi ricordava moltissimo il mio, però era terminato purtroppo, quindi ho cercato un'alternativa e visto che la faccina sulla borsa mi piaceva un sacco, ma è bellissimo anche questo. Abbiamo di nuovo i laccettini più sottili e il bello è che ha questi cuori mischiati alle macchie comunque di colore, le macchie di inchiostro, il faccione del nostro gattone che ci rimane sulla pancia con questi baffi e questi capelli anche. È bellissimo, è davvero bellissimo. Magari poi vediamo se vi metto qualche foto qua con il grembiule indossato che potrebbe essere una cosa utile. Ma guardate la bellezza che è, stupendo, stupendo. Così ho i miei due grembiulini di ricambio, veramente belli, cioè costano una sciocchezza, ma poi ne avete un'infinità, un'infinità sul sito. L'ultima cosa che vi faccio vedere è quella più grande, nel senso quella un po' più importante. Vediamo se questa l'ha vista mia mamma, veramente le avevo viste io, le ho mandate poi le screenshot e le ho detto guarda quale ti piacerebbe di queste perché aveva ma che bella questa è la borsa, eccola qua. Allora questa è quella un pochettino più importante senza dubbio, un po' più anche strutturata. Abbiamo i manici rigidi, semirigidi, fatti così. Guardate la bellezza di questa borsa. Allora, era indecisa se prenderla a scacchi, c'erano a rombi, comunque con dei disegni diagonali, c'erano con l'iniziale. No, ma ragazzi, questa è stupenda. Allora, una volta allargata è così, vedete che è proprio la, più che shopper, questa direi che la può utilizzare tranquillamente come borsa da uscire, anche perché non da meno ha anche una taschina all'interno con la cerniera, quindi comunque può mettere le chiavi, il cellulare, cioè una cosa anche sicura per non avere la borsa semplicemente tutta aperta. Ha le stecche sul laterale, quindi rimane più rigida e il fondo vedete che è strutturato, plastificato e anche impermeabile, direi. È bellissima questa borsa. È bellissima, sicuramente ci farò degli acquisti sul sito perché davvero la trovo una cosa stupenda. Me la prenderò anche per me, ma ce n'è in tantissimi colori. Poi comunque di borse ne ho, ho detto vabbè, gliene prendo una lei. Bellissimo anche il fatto che abbia questo semplice fiocchettino, questo nastrino in aggiunta così a riga. È stupenda, ragazze. Cioè, penso che si senta, se riusciate a capire il tessuto, il retro è tutto in beige, quindi proprio il color canvas, diciamo. Di base non sbiancato e davanti invece appunto è così a scacchi, è stupenda, bellissima come shopper, bellissima come borsa,
sarà entusiasta. Poi ripeto, lei è un amante del bianco e nero, lo sapete, ve l'ho già detto un sacco di volte, la sto guardando e riguardando perché a saperlo la sceglievo anche io. Infatti andrò sul sito e me ne vado a comprare una perché c'era anche con l'iniziale, quindi la potete anche prendere personalizzata, ecco, perché c'è anche quella possibilità lì. Bene, direi che sono super super soddisfatta, ve l'avevo detto che le cosine erano bellissime. Mi ha colpito particolarmente l'ultima borsa, sono sincera, per questo mi vedete un po' stralunata, voglio andare sul sito a vedere che cosa potrei scegliere, faccio qualche acquisto anche io. Spero che possiate trovare interessante quello che vi ho fatto vedere. Ditemi qual è il vostro pezzo preferito, se avete delle idee per fare dei piccoli regalini anche appunto così a qualche compleanno, qualche pensierino per le amiche, perché i prezzi sono davvero molto piccoli, in più potete aggiungere anche il mio codice sconto, quindi niente male. Spero che questo video vi abbia tenuto 10 minuti compagnia, vi aspetto appunto giù sotto nei commenti, mettete like se vi fosse piaciuto, vi mando un mega bacio e noi ci vediamo prossimamente, ciao!